pubblico meraviglioso. Benvenuti a Sardegna Incanta. È una puntata speciale. Questa avete visto anche con una conciatura anche un po' più pronunciata, perché ci tenevo ad essere qui pronto per questa nuova serata dedicata alla tradizione. Una meravigliosa piazza questa. E come inaugurare una serata, meglio di così, come introducendo questo artista che ha vinto i mondiali di organetto a tetti. Lo accogliamo con un bel applauso. Lui è Gavino Mura. Eccolo qui. Che bello, bellissimo Gavino, grazie di essere qui, ti ringrazio, a parte anche di tutto il pubblico che ti ha riconosciuto, perché sono venuti ai mondiali, ne ho viste molte di facce. Allora, stai con noi, starai qui a sottolineare i momenti più belli, più penetranti di questa serata, e quindi in ogni momento, quando vuoi, potrai introdurre la tua musica. Ma facciamo entrare due protagonisti della sardità, della Sardegna. Loro sono due nomi molto conosciuti, grossi nomi e grossi personaggi in tutti i sensi. Facciamo entrare subito Gigi Sanna e Franco Midau, eccoli qua, eccoli. Corre, corre, povere tu. Bellissimi, io mi scappa qua. Esasprose o non guidate. Che belle, che bello. Per canzone schifo che tu non mi poter manicare. Potevo walk. Birra. La birra. Salute. Ciao Franco, ciao Gigi. Ciao Franco, ciao Gigi. Salute a tutti. Salute. Buonasera. Volevo dire solo una cosa, sì, vi ringrazio per essere qua. E visti gli artisti che sono alternati in questo palco giorno dopo giorno, ho deciso che dalla settimana prossima porterò qui in questo palco, sì, dopo il cinghiale, una pecora. Sì. Perché festeggeremo tutti insieme. Ma che bel pensiero, pensate un po', tutto barbariccino, una bella pecora bollita. No, una pecora cantante, perché come? Se faccio cantare la pecora canta meglio di quelli che si sono susseguiti in questo palco, perché oltretutto non bevono. Eccole qui le parole di Gigi, che arrivano, come vedete, puntuali, precise. Ma parliamo con lui, che è qua alla mia destra, Mariano, benvenuto. Nara, ho fatto male. Come hai fatto male? Laga miserio Franco, Deo. Va bene, Tonio, allora... Franco! Franco! Scusa, Antioco, lo so. Allora, come hai visto, Gigi... Come hai visto, Gigi ha portato una delle canzoni, come vedete impegnatissimo Gigi nella musica, all'interno proprio delle note. Mi ha portato una canzone. Cosa ci hai portato tu? Hai portato qualcosa? Non è uno seo diverso di esso. Anche io ho deciso di portarti una canzone e dedicartela a te profondamente, perché l'ho scritta apposta per te. Guarda, ho la pelle d'oca, mi devi dire subito come si chiama questo, quest'opera musicale. La canzone si chiama Vederti nella bara. Allora, che belle parole. Che belle parole. Intimo. Io... Sei molto amato, Franco. Ti ho detto il nome giusto. Guarderà la prima volta e sarà quando anche lui. Quando ti vedranno sarò ancora più amato. La sentiamo mi subito. Mi dà cantai. La sentiamo posso subito. Posso cantai? Subito. Ma canto, eh? Ah, bellissimo, bro, un applauso. Bella, 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 bella. Gigi, bella. Bellissima, bellissima. Gigi, ho per qualcosa, non te lo dà. Allora, parole bellissime queste che arrivano da sottoterra, proprio una roba, sì, proprio, tipo la, proprio da lì. A allora, te neanche ti devono arrivare dopo, sei già lì dopo. Sì. Bellissimo. Allora, Giulio Alberto, sei... Oh, la grida no, attacca con... Tienila, tienila che posso dire. Da puna, allora, Giulio Alberto, andiamo avanti. Non la voglio rompere. Ma ora parliamo, attenti ora, vi voglio attenti, perché parliamo della storia della Sardegna. Voglio introdurre un personaggio che è stato fondamentale per la liberazione di questa terra frustrata, proprio offesa da tiranni, da invasori. Lui è un personaggio molto conosciuto, tradizionale della nostra terra, e che sicuramente conoscerete, un personaggio famoso. Noi lo facciamo entrare, signore e signori, Batman, eccolo qui. La tradizione. Caro Batman, ti offro anche da bere Gigi. Niente. Oh Batman, vuoi bene con me? Mi rifaccio fare Batmanine che viene papà. Allora. Gesuino Midau, sempre preciso con queste battute. Caro Batman, grazie per essere qui con noi.
faccio notare al nostro pubblico che il qui presente Batman indossa, e l'avete sicuramente riconosciuto voi che chiaramente seguite tutte le lezioni, il costume di Mara Calagoni. Se facciamo anche un applauso agli abitanti di questo paese. Scusate un attimo, attenzione, ma Batman, bravo, parla. Bravo. Scusate un attimo, ma sì, devo andare via perché devo andare ad arrestare Pinguino. Gotham City. Gotham City. Bellissimo, bellissimo. Allora, un bel applauso. Un attimo. Bel applauso. Allora, era Batman di più forte perché ci ha liberati. Più forte un applauso, dai. Capito? Ci ha liberati dagli oppressori, veramente un uomo davvero straordinario. Ma facciamola entrare una donna in questo contesto tutto maschile, spezziamo per un attimo questa atmosfera. Lei è molto amata, lei è specializzata in folk e fotografia, due cose molto particolari. Aio! Giuseppina Murrigheddu, eccola qui, un applauso. Che bella. Buonasera. Grazie. Cara Giuseppina, io sono sempre emozionato quando entri tu perché cambia l'atmosfera. La scorsa settimana le emozioni ti hanno tradita, devo dire la verità, perché il tuo sguardo, non te l'offri, il tuo sguardo trasudava amore e, lasciatemelo dire, passione nei confronti del qui presente. Eh? Anche un calcio in un dente. Ecco, per lei dite l'amore com'è bello, perché l'amore non è bello se non è da casino. L'amore, permettimi, non è bello l'amore se non è litigarello, come dice il famoso detto. Cara Giuseppina, allora, io so che hai scritto un'altra canzone, questa volta dedicata a questo amore tormentato. Sì. Lo vogliamo ascoltare? Sì. Ascoltiamola. Sì. Dio non scivo itta, non mi gasta sa con soco di amori. Come ti rigasti, Deo, amore mio, trumentau. È uno buffubino e tira casino. Bello! Che bello! Veramente, poi Gigi. No, ma io proporrei. Bello. Io proporrei di portare, perché si usa così da noi Bademanna, esatto, portare il cinghiale a casa della cinghialessa, se no non si accoppiano. Ecco, non si accoppiano. Vedete le belle idee? Stringete un po' a corte, siamo pronti a morte, venite qua. Tira, allora, tira. Che meraviglia comunque. E per gli sposi, IP, birra. Che bello. Complimenti. Io sono veramente molto emozionato e soprattutto essere qua testimone di questo amore che sta sbocciando, se mi permettete, è un onore. Tira in mano, sei cuore. Allora, andiamo avanti, abbiamo visto questo momento amoroso, andiamo avanti con un altro ospite che arriva direttamente dall'oceano e molti sperano che ci resti in questo oceano, che non torni mai più, proprio l'augurio che abbiamo raccolto anche per strada. Lui è grande, Raimondo Aresti, eccolo qui, un applauso. Raimondo, che meraviglia. E per il Redentore, IP, birra. Che bello, Raimondo è un'accoglienza unica. Sai che in tanti vogliono che non torni più, sono in tanti ad aspettarselo, però è una meraviglia questa tua presenza. Posso salutare gli amici della sagra della cipolla di Tramazza. Bellissima. Grazie. Ci siamo stati molte volte. Salutiamo. Allora, saluti a Manuel, Sergio, Filippo, Matteo, Tommaso, Eliseo, Pier Giorgio, Marco, Leopoldo, Maurizio, Silvio, Giuseppe, Filiberto. Erano troppi, Franco non ce l'ha fatta, non ha retto. Allora, Raimondo, ma parliamo di musica, perché qua c'è gente nervosa. Lo sai che Franco è malaitu in tutte le situazioni. Un brano sardo per iniziare, vai. E si intendia la insazzarea. Bello. Canzoni. Meraviglioso. A Bogibrena. Sì. Bella cagata. Ma scusa. Ma scusa, Pacu, ma te non mi fai cantare a me, mi ha gusto, ti fai cantare questa canzone. È una cagata. Ma chi t'ha fatta questa canzone? Un attimo che leggo, perché questa è di Franco Madau proprio. Ah. È la tua, Franco. No, non mi dà ricordare. Bene, Raimondo, dopo la tradizione sarda, ecco, io vorrei sentire da te un brano della tradizione italiana, perché so che sei specializzato. Liscio, col dente che parte, vai. E con gioia e con amore, e con gioia e con amore, perché tu sei la vita dell'amore. Bello, liscio. Guarda.
Guardate l'accoglienza, l'accoglienza meravigliosa che è stata fatta per Raimondo Aresti. Bravo ragazzi. Ma io adesso vi chiedo un bel applauso per chiudere in bellezza. Siamo concentrati perché chiudiamo con il botto qui a Sardegna Incanta con un ospite eccezionale di chiare origini sarde. Lui, signore e signori, è Renato Zero, eccolo qui. Renato Zero, bellissimo, un'apparizione, un applauso, più forte. Renato Zero, una squattata da carrozzoni a facci. Bellissimo. Allora, bravo, caro ragazzo, Gigi, bravo. Caro Gigi, ti vuole... Gavino Mura, un applauso a Gavino che sottolinea con garbo, fateglielo, non siate timidi, perché... Gavino, abbiamo un campione mondiale di organetto, usiamolo. Bravo. Grazie Gavino. Bravo ragazzo, è bravo, però rompe. Grazie Gavino. No, perché? Rompe. Perché sono... ti giti, sono porta chiave. Sono notte belle. Ragazzo, rompe. Sono notte belle. Sono notte belle. Allora, scusate un attimo. Bravo Gavino. Gavino. Continuiamo con questa atmosfera dolce, scusate, che ci rappresenta. Scusate, non è possibile che ogni volta fuori onda debba avere questa interruzione. Non è possibile. Allora, per cortesia, quale interruzione? Ma ti faccio un esempio, Katia. Se i tuoi genitori avessero avuto un'interruzione di gravidanza, allora, non avresti potuto conoscere tutte queste tradizioni della Sardegna, bellissime, tra l'altro. Ma quali tradizioni? Uniche. Scusi, c'era Renato Zero, c'era Batman, e poi quale Katia e Katia? Fermi un attimo, voglio sapere una cosa. Chi è lei? Ma chi la conosce? Ma non mi conosce. Ma chi è lei? Sei un Franco, ma dove comprendi? Sei un Franco, dove comprendi? Sei un Franco, allora... Franco Miserio, Franco, come hai la conca, Franco. Che bei momenti, ragazzo, belli. Vestito in velluto, berretto e scarponi, non vi preoccupate, è solo un ragazzo che sta cercando... A Sardegna Incanta la prossima settimana, buonasera a tutti. Scusate per questa cosa, un macello qua. Allora, fuori onda continua dopo la pubblicità, state con noi. Noi siamo fuori onda, fuori onda, fuori onda, fuori onda, fuori. Noi siamo fuori onda, fuori onda, fuori onda, fuori onda. Sì.